sole sì, sole no. Ecco alcuni momenti del masterclass sulla protezione solare durante le terapie oncologiche, grazie alla dottoressa Miriam Mazza, farmacista cometologa. Ieri, presso il Lido B38 di Eboli, si è svolto con successo l'evento Sole sì, Sole no, organizzato dall'associazione Ricomincio da me, in collaborazione con Noi in Rosa, APS, e la FIDAPA, e con il patrocinio morale della Regione Campania. Un'iniziativa nata dal desiderio di sensibilizzare e informare su un tema di grande attualità, la corretta esposizione al sole, soprattutto per chi ha subito o sta subendo una terapia oncologica. Si è affrontato tematiche cruciali come la prevenzione del melanoma, sole e pelle durante le terapie oncologiche e cosmetici solari. L'affluenza straordinaria ha testimoniato l'enorme interesse suscitato da queste tematiche, non solo tra le persone affette da tumore, ma anche tra chi desidera vivere il sole in modo sicuro e consapevole. Sole sì, sole no nasce non solo dal desiderio di sensibilizzare e informare, ma anche da un profondo senso di responsabilità sociale.